Io ricordo Enrico si fece una cena in quei giorni con Baricco e Farinetti. Farinetti disse: perdere è bellissimo. E Baricco disse: ma. Perché è un poeta, uno scrittore, un romanziere, quindi gliel'aveva detta proprio. Perdere fa male, è dura, si mastica amaro. Io il giorno dopo la sconfitta sono venuto qui, dalla parte di là, alle Cascine, c'era il teatro, il cantiere del teatro, quindi insomma, feci un'iniziativa lì per dire che si ripartiva sulla città immediatamente, era il 3 dicembre del 2012, però lo so che fa male e quindi lo capisco che può succedere dopo delle primarie che chi perde ha un leggero, diciamo, giramento di scatole. Però la forza di un partito è che se vince Felice Casson a Venezia, senatore civatiano, si va tutti insieme a dare una mano a Felice Casson, come ho fatto io e come hanno fatto noi. Se chiunque vinca si va a dare una mano. E quello che è accaduto in Liguria contro una giovane donna di 40 anni che si chiama Lella Paita è inaccettabile. È inaccettabile. Una caccia all'uomo, anzi alla donna, è inaccettabile. E allora il nostro PD conterrà moltitudini e differenze, continuerà ad avere anche storie diverse, cercherà di andare a prendere il voto dei delusi del centrodestra,